È stata presentata in Palazzo del Pegaso a Firenze la 50ª edizione della Sagra di Penco in calendario a Leccio di Reggello dal 18 al 20 ottobre. Penco Paga e Difende sarà una manifestazione per tutti tra studi, memorie, cimeli, rievocazioni e giochi con due importanti novità. L'inaugurazione della nuova statua di Penco e la pubblicazione, grazie al contributo del Consiglio regionale della Toscana, di un fumetto su Penco che verrà distribuito alle ragazze e ai ragazzi delle scuole. Sì, siamo quest'anno alla 50ª edizione della Festa di Penco, una importante festa perché si colloca proprio all'interno della tradizione, della storia del paese, della frazione di Leccio, va bene, legata a questa statua di Penco che è stata in terracotta posta sulla fattoria di Leccio in pratica e che questa, diciamo, rappresenta per il nostro territorio un importante, diciamo, appuntamento, perché si mischia sia da un punto di vista di tradizione popolare, perché tutti noi sappiamo il famoso detto: se vai a Firenze e spendi, passa da Leccio e Penco, come si può dire, ti restituisce i soldi e quindi Penco ti difende. Però quest'anno, grazie anche al comitato presieduto da Massimo Sottani, in collaborazione anche con la Regione Toscana, abbiamo voluto, proprio per l'occasione dei 50 anni, aprire una finestra su questa statua e su questa tradizione popolare, proprio per rendere omaggio a questo importante anniversario, anche riqualificare l'area di fronte alla fattoria del Serraglio di Leccio, e quindi abbiamo riqualificato la piazza, abbiamo messo una nuova, diciamo, panchina dove ci sarà proprio collocata questa nuova statua fatta con la tecnologia moderna, con una, diciamo, una stampante laser in 3D. A Leccio si ricorderà una figura, una storia che ha caratterizzato quel territorio, gli anni napoleonici in Val d'Arno. È un modo per partire dalla storia, dalla memoria, per fare identità, ma per guardare sempre al futuro. E quest'anno sarà un'iniziativa ancora più particolare perché tornerà ad insediarsi lì, esattamente dove è stato per tanto tempo, una statua di Penco. Insomma, alle cittadine e ai cittadini toscani, quel weekend andate a Leccio, troverete sicuramente modo per conoscere un bel territorio e scoprire un pezzo di storia e di identità della nostra terra.